Bentrovati cari amici con una nuova puntata di ArtTV, la settimana dell'arte. Abbiamo una puntata in trasferta, siamo venuti a Firenze per scoprire tutte le novità dell'edizione 2012 di Arturo, una manifestazione, un evento che da anni si occupa di arte contemporanea. Qui c'è la sua creatrice, l'ideatore, Tiziana Leopizzi. Ciao Tiziana. Buongiorno, ciao Giacomo. Quest'anno tante novità come sempre, come di consueto, e un occhio particolare ai giovani artisti. Esatto, la novità di quest'anno, di cui si sono occupati Andrea Granchi, docente fiorentino, e Matteo Innocenti, è il premio Giovani Artisti di Talento, nato da una scommessa durante gli Arturi a tavola. Per vedere che cos'è il premio per i giovani artisti di talento? Avete fatto una selezione sui giovani toscani? Abbiamo scelto 14 giovani molto bravi, e investire sui giovani è fondamentale per il futuro dell'Italia, di Firenze, ma di qualsiasi manifestazione. Quindi io ho accolto volentieri l'invito di Tiziana proprio per lavorare sui giovani. Io lavoro da una vita sui giovani all'Accademia, e quindi questa selezione illustra bene la varietà dei linguaggi e la varietà estrema e la qualità anche che questi giovani ci portano. È una risorsa. In una vetrina privilegiata, perché qui abbiamo un hotel splendido che aprirà le sue porte per i prossimi giorni, si potranno venire a visitare proprio fisicamente per tutti. Quindi un'occasione importante per proprio, come dire, gustare questa qualità che i giovani ci propongono, giovani italiani e anche stranieri, perché non bisogna dimenticare che a Firenze convengono giovani da tutto il mondo. Quindi un intreccio di linguaggi, un laboratorio aperto, una gran bella iniziativa. E allora andiamo a vedere queste promesse dell'arte contemporanea di domani all'interno di Villa La Vedetta a Firenze. Eccoci adesso con Matteo Innocenti, che ha curato insieme ad Andrea Granchi un premio particolare dedicato ai giovani artisti, quindi Arturo diventa anche vetrina di nuovi talenti. Li avete installati all'interno di Villa La Vedetta a Firenze lungo questa scala. Esatto, sì, l'idea è nata in questo modo di, come dire, di fare un'attività di scouting su quella che è l'espressione artistica giovanile in Toscana, e abbiamo scelto proprio di installarlo nel vano scale perché sarà un passaggio obbligato, tutti i visitatori di Villa La Vedetta passeranno da qua e quindi avranno modo di vedere le opere dei ragazzi. E allora andiamo a vederle. Bene. Questo è un lavoro di una ragazza spagnola che si chiama Virginia Lopez, ed è un'installazione che mette insieme sia opera scultorea che pittorica. È un'installazione fatta per gran parte con la cera, infatti ci sono rappresentati dei fiori all'interno di alcuni vasi con acqua colorata, e sopra, sempre realizzati in cera, quelli che lei chiama fossili. Sono delle vere e proprie figurazioni attraverso un particolare processo di transfer riportato sulla cera, ed ha in sé, come dire, qualcosa di alchemico quest'opera nel modo in cui viene presentata. Questo invece? Questo è un lavoro di un ragazzo, Andrea Lunardi, si chiama Bus l'opera. Anche in questo caso c'è un processo di transfer su un materiale cartaceo che poi viene in qualche modo a creare un crash, no? Si vede che viene appallottolato, quasi si potrebbe dire, ed è molto interessante perché l'aspetto figurativo viene ad avere anche un rilievo verso l'esterno, quindi anche in questo caso si può dire che c'è sia una componente figurativa che una scultoria. Qui invece siamo all'ultimo piano del vano scale e abbiamo i lavori di Federica Gonnelli. Anche questo è un lavoro molto complesso, un lavoro a metà tra la fotografia e l'installazione, si potrebbe dire a tutti gli effetti. Le fotografie rappresentano dei giochi di luce che Federica realizza con tempi di esposizione lunga su delle fonti luminose, e poi seguendo le tracce delle luci stesse va sopra a ricamare su uno strato di organza. Quindi anche in questo caso è un lavoro molto delicato e che richiede anche una perizia tecnica notevole.
In questo caso si tratta di una scultura di Viola Granucci realizzata in pietra e in bronzo. Il titolo è Coronato e c'è questo aspetto molto particolare che crea anche un effetto illusionistico un po' estraniante, perché si tratta di una doppia scala e di due figure che percorrono queste scale in senso inverso. Allora Tiziana, andiamo subito direi a scoprire il primo grande capolavoro, che è questo ovale di Mauro Staccioli, che è stato presentato dalla Fondazione Mudima, che verrà con Antonio Presti a parlare proprio della bellezza, perché questa edizione è dedicata alla bellezza, specificatamente ai bambini, quali cittadini del domani, perché a loro dobbiamo insegnare che fortunati siamo a vivere e a nascere in questo paese e quindi devono essere depositari di questa eredità straordinaria. Andiamo a farci due passi in questo straordinario giardino di Villa La Vedetta e a scoprire alcuni lavori di grande arte contemporanea. Brunivio Buttarelli, il marchesato. Allora, Brunivio Buttarelli è presentato dal marchesato dei Ceramici. Devo fare una piccola premessa. Qui ad Arturo nascono, ad Arturo come lo vogliono chiamare tanti, nascono dei progetti dall'incontro tra istituzioni e privati. Questi progetti poi sono poi di cui partono, e questo è un punto di partenza. Che cosa succede? Che mentre qui arrivano un po' da tutto il mondo, perché comunque è un appuntamento internazionale con 5 o 6 paesi presenti, poi da qui noi torniamo sul territorio. Quindi per esempio possono essere, non so, il Politecnico del Design di Milano, la Facoltà di Architettura di Genova, ma anche le aziende. Andiamo adesso, Tiziana, a vedere questi altri due lavori, sono nuovi, sono di quest'anno? Sì, allora, questo è un artista coreano che viene dal Park, Sculpture Park di Piero Giadrossi, The Pom Ja Wong, mentre l'Abaco, che è, vedi sullo sfondo, è un'opera straordinaria che ha portato il Museo Berengo, che è uno dei nostri sostenitori, e il nome è Shan Shan Sheng. Tiziana, queste invece, qui siamo ai bordi della piscina di Villa La Vedetta con una vista straordinaria su tutta Firenze, e ci sono queste sculture bio di Poggiali. Sono le sculture di Poggiali, Giampiero Poggiali Berlinghieri, che da anni studia questa tipologia di espressione artistica, e lui, queste sono lampade che la notte si illuminano perché hanno all'interno una batteria che si alimenta con la luce del sole. E questi due enormi peperoni invece, Tiziana? Allora, questi vengono da tanto lontano e tanto vicino, perché vengono dal Chianti, dal Parco di Sculture del Chianti. È un lavoro stupendo di Piero Giadrossi. A noi piace molto sottolineare l'artista di bottega, che è quello che ha fatto grande il nostro paese. Quindi progetto ed esecuzione, in qualche maniera essere presenti nel procedimento creativo dal primo momento all'ultimo. Certo. Tiziana, noi ci fermiamo solo per un attimo con un piccolo break pubblicitario e torniamo tra pochissimo, sempre da Firenze, per scoprire tutte le novità di Arturo 2012. Restate con noi.